Ok ragazzi, sto andando a prendere Manuel per fare un po' di bass fishing. Spero che sia una giornata micidiale proprio, anche perché ho tante cose da provare. Ho portato alcuni regalini per lui e speriamo che apprezzi. Sono contentissimo del percorso che sto facendo qua su YouTube, ma soprattutto anche su Instagram. Infatti se volete seguirmi vi lascio qua il tag, poi andate a ricercarmi su Instagram attraverso il link che vi lascerò in descrizione. Gustatevi il video e spero che sia una giornata veramente di quelle bomba. Ciao ragazzi, a dopo. Ah, mi raccomando ragazzi, immancabile amico. Comunque vi dicevo, qua c'è un po' di casino, non fa niente, qualche snodato ragazzi, cioè micidiale. Poi gerchettini vari, ve li presento così. Olympus sempre, non si scambia da qua. Ragazzi, le ancorette sono ancorette mustard, ok? Molte artificiali, soprattutto della produzione Ghost, hanno, come posso dirvi, tutti gli anni le ancorette mustard. Poi vermuzzi, come quelli che ho regalato a Manuel, i miei sono un po' sporchi. Ho questo jerk qua, me lo voglio portare per fare bass, voglio vedere se mi dà qualche cattura, ma secondo me sì, magari anche qualche persico, speriamo. Eccolo! Stiamo arrivando in un bel posto. Il mio obiettivo è cercare di capire dove poter lanciare. E questo, vedo queste rocce, non mi sembra fatto male. Marrone, quindi. Ai! Un attacco lì giù. Eccolo. Va sotto. Piccolo. Ai. Primo bassotto. Questo è bello arrabbiato, piccolino, però. L'ha preso anche bene. Piccoli Worms, Olympus, destino uguale. Bellino. Ciao Ciccio. Andato. E il bass! Tutti piccoli, raga, tutti bassettini. Tutti bassotti. Ehi ragazzi, non potete crederci, qua ho appena fatto un bruttissimo recupero. Ehi. Bassettini, tutti uguali, tutti piccoli. Avevo tirato l'esca, è arrivata giù, presa subito, sicuramente ha pensato fosse un verme. Guardate qua.
Esca inutilizzabile, tagliate la coda, vediamo se la prezza lo stesso. Vediamo. Eccolo ragazzi, altro bus, così a ripetizione. Questo qua neanche si muove, ancora più piccoli raga, cioè è assurdo, voracissimi, voracissimi. Altro release. Vai Ciccio, ciao. Bei bassotti. Attenzione, molto bellino. Stanno uscendo tutti di questa taglia, vero Manu? Sì, difficile riuscire a scovare quelli di taglia più grossa, ma ci sono. L'abbiamo visto. Bella Ciccio. Ci fai un release. Con un po' di astuzia. Con la doccia finale. Dai, eh. Top. Bel bus. E finalmente arriva. È arrivato. Bello. E sono anche pulito, non so come lo tirerò su. Sto. È un bel bus, ragazzi. Ragazzi. Shaft 4000, katana Shimano. Top, bellissimo. Ok ragazzi, siamo andati in uno spot che non conoscevamo assolutamente. Manu ha fatto le prime catture, poi se ne sono susseguite di troppe. Quanti ne avremmo fatto, Ciccio? Una bella inizia. Una ventina a testa le abbiamo fatte. Sì. Tantissimi, 15, tanti, pezzi. Tanti, tanti. È arrivato un bel pezzo per lui che non abbiamo registrato, almeno poi lui mi passerà i suoi video. Uno bello l'ho fatto io e poi è stata una giornata assurda. Bello, grazie Ciccio. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.